sono resi indisponibili all'insegnamento per protestare contro la legge Gelmini, contro tutto quello che la legge Gelmini significa, ovvero non solo tagli al finanziamento, ma soprattutto una perversione di quello che è il sapere universitario, una logica di numeri chiusi, una logica di sapere servito semplicemente al profitto. L'università vista come una scuola di formazione e lavoro, una cosa che stiamo vedendo adesso tutti quanti. I ricercatori, ovviamente, lo immaginerete, sono un soggetto molto frammentato, diviso in mille rivoli. Potete anche immaginare il fatto che i ricercatori non sono sicuramente un soggetto rivoluzionario di estrema avanguardia, quindi il nostro movimento comunque si basa non su una maggioranza di persone, ma abbiamo preferito cercare di trovare le persone più adatte ad affrontare le sfide di adesso. E con le forze che abbiamo, abbiamo deciso di lanciare un'iniziativa per cercare di fare qualcosa di concreto, anche per lanciare la manifestazione del 15 ottobre. Noi abbiamo la fortuna di stare in un'università che comunque sia vista ancora da tantissimi ragazzi come un luogo in cui si possono imparare delle cose, prendere degli strumenti per affrontare la vita. E noi abbiamo deciso che a questi ragazzi vogliamo offrire qualcosa di più della solita lezione frontale, la solita lezione in cui si imparano i programmi vecchi di 30 anni, in cui c'è un professore da una parte e tanti allievi dall'altra che non comunicano praticamente mai se non all'esame. E allora abbiamo pensato di provare a lanciare un'iniziativa in cui nella settimana prima del 15 ottobre nelle università italiane ci saranno delle lezioni diverse, delle lezioni fatte non dentro l'università ma fuori l'università, e delle lezioni che parlino di crisi, che parlino di crisi in tutti i suoi aspetti, nell'aspetto economico certo, ma anche nell'aspetto sociale, nell'aspetto culturale. C'è la crisi ambientale, ci sono in questo momento arrivando a maturazione tutti i nodi nello stesso momento davanti a una popolazione, davanti alle persone che non hanno nemmeno gli strumenti per interpretarla, e se uno non ha gli strumenti è costretto a subire qualunque cosa, qualunque ricetta, qualunque taglio, perché non ha un'alternativa. Allora noi vogliamo provare così ad aprire uno spazio di dibattito nell'università per quello che possiamo fare, coinvolgere gli studenti e la popolazione per provare a prendere degli strumenti, discutere assieme dei problemi e veramente fare quello che è stato detto da tutti quanti, cominciare a pensare un'alternativa vera per una società che è a misura d'uomo, in cui tutti quanti abbiamo una chance di felicità e di successo personale e non di successo finanziario in un establishment che ormai è marcio e ormai è maturo per cadere. Grazie mille. Allora, siamo per chiudere l'assemblea.